poi vedi il colonnato, gli spazi, la sala del camino, il chiostro. È anche naturale che un cliente normale si senta un po' in soggezione. Guarda anche gli affreschi dell'ex convento. Però come vai in un cinema a vedere un film, per fare la grande esperienza, devi venire al bar dell'hotel per bere un drink con il massimo dell'ospitalità. E a proposito, ciao Luca. Ciao ragazzi, buongiorno. Andiamo a fare un giro in giardino? Eccoci qua, benvenuti nel nostro giardino italiano di questo ex convento del 1500. Però stai a Firenze? Stavo a Firenze 7 anni e 4 season. Bar manager lì, bar manager qui? No, a Firenze ho iniziato la mia avventura manageriale e poi sono arrivato qui a Milano in questo piccolo paradiso dove, come vedete, non abbiamo nemmeno un palazzo attorno, quindi è proprio una chicca all'interno del nostro hotel. Una chicca del centro di Milano, se vuol dire. Eh sì, quadrilatero della moda tra Via della Spiga e Monte Napoleone. Praticamente unica come situazione, perché anche a memoria di locali simili così garantiscano questa tranquillità e al tempo stesso siano così centrali, non mi ricordo. No, è un qualcosa di unico, di speciale per i nostri clienti che vogliamo coccolare in maniera completa. E quindi porti sempre con te un po' della tua toscanità? Sì, Toscana come ideologia di chilometro zero, utilizzando dei prodotti local come ad esempio un gin fiorentino, un ginepraio, un Peter in Florence, o come un liquore particolare come può essere un liquore lune all'erba cedrina. Questo è un valore aggiunto pazzesco, se ci pensate, lo straniero, io mi immagino un americano che beve Martini, beve il Manhattan, beve anche il Negroni, lo Spritz, non so, viene qui, lo chiede, lo trova in carta, però tu glielo offri con queste piccole chicche, sono uniche, soltanto qui si possono provare. Cerchiamo di dare un touch local a dei cocktail internazionali per una clientela anch'essa internazionale, in modo tale che si porti a casa un qualcosa di unico. È proprio incuriosito, diciamo che proviamo qualcosa? Andiamo, prego. È l'orario giusto. Finalmente seduti, cosa ci preparerà Luca? Secondo me due grandi classici rivisitati. Beh, un po' come avviene nei grandi hotel di Londra e di New York. Eccoci qua ragazzi. Quello già forse posso capire che cos'è. Questo è il nostro Passion Spritz, il nostro Negroni Vitruviano. Che meraviglia. Che non mi sembra un classico Negroni. È un twist del più classico Negroni. Senti, ma questa cannuccia? Cannuccia è una cannuccia di ceramica creata appositamente per noi, per non avere impatto ambientale. È il lusso vero. Al di là dell'impatto. E anche la responsabilità. Sì, ormai diversi locali stanno adottando questa politica. Ci faceva piacere essere tra i primi a Milano ad avere qualcosa di particolare e diverso. Comunque lo Spritz è un drink curioso, perché nell'alta miscelazione, diciamo, non è considerato un drink particolarmente nobile, eppure fa parte della nostra storia. Guarda, questo è un twist appunto del classico Spritz per dare uno spunto un po' più internazionale, anche estivo, con del vermouth molto profumato e agrumato e un po' di passion fruit fresco. Che lo spritz comunque te lo chiedono gli stranieri. Lo spritz lo chiedono, noi cerchiamo sempre di dare un qualcosa di più, qualcosa di diverso. Ma infatti, cioè, dovremmo spezzare una lancia su questo cocktail che è troppo bistrattato, perché forse insieme al Negroni è l'unico, sono gli unici cocktail che fanno parte un po' del nostro DNA. Sì, aveva una cultura già internazionale al tempo, esatto. Rivisitata in chiave italiana ed oggi andiamo a renderlo un pochino più simpatico. Da noi non lo fanno volentieri molti barman perché lo ritengono un po' troppo semplice, non lo so. Però a parte che fa fare cassetto a tanti bar, comunque ha un suo equilibrio, una sua struttura. Ovviamente non è quello delle origini, che era fatto con vino bianco e una spruzzata di seltz, no? Per consentire un alleggerimento del vino ai soldati austriaci che non erano abituati a bere i nostri vini bianchi.
può essere rivisitato. La cultura del bere miscelato fondamentalmente come storia è inglese e americana, mentre questi due drink nascono in qualche modo in Italia. Quindi... Sì, poi questo italiano. È della tua Firenze. Questo della mia Firenze, della mia Toscana, oltretutto è un elogio a Leonardo per i 500 anni della sua scomparsa. Abbiamo creato questo Negroni in stile toscano, quindi con una china prodotta nell'Alta Lunigiana, del gin toscano e del vermouth, anche questo toscano. Seguito molto... in tutte le sue mille forme, in questo caso in questa fontana d'assenzio che rende un po' più simpatica e conviviale l'aperitivo, come deve essere. Mi ricordo di una storia legata al drink e di Orson Welles, che venne negli anni 40 in Italia a girare un film non firmandosi come regista, un regista occulto, girava Cagliostro. E conosce evidentemente qui il Negroni, quindi lo assaggia e poi rilascia alla stampa una dichiarazione che suonava più o meno così: il gin fa male, il bitter fa bene al fegato, ma il Negroni rende il tutto un grande equilibrio, perché effettivamente nel Negroni, insieme al gin e al bitter, c'è questo vermouth che è nato proprio da noi e che armonizza il tutto, effettivamente ci sta.